Il documento firmato dai consiglieri Franco Zaffini, Fratelli d'Italia e Giancarlo Cintioli, Partito Democratico, chiedeva all'esecutivo di spiegare quali azioni di supporto e indirizzo la Giunta avesse attivato per salvaguardare l'importante realtà economica ed occupazionale rappresentata dalle industrie metallurgiche di Spoleto. Ed è stato l'assessore Vincenzo Riommi a riferire all'Assemblea di Palazzo Cesaroni sulla situazione del gruppo industriale di cui il compendio fa parte. In merito al richiesto intervento delle istituzioni per tutelare i dipendenti e indirizzare il processo di ristrutturazione aziendale delle industrie metallurgiche di Spoleto, garantendo supporto e serietà, Riommi ha spiegato che l'IMS è l'unica grande fonderia di ghisa rimasta in Italia, per la quale ci sono stati alcuni interessamenti che però non hanno portato esiti risolutivi. Il gruppo industriale di cui IMS fa parte è sceso a 300 dipendenti, dato che un centinaio di contratti a termine non sono stati rinnovati. L'assessore ha poi spiegato che c'è stato un lavoro a livello regionale, un tavolo di crisi nazionale, inizialmente limitato alla sola IMS Isotta e ora esteso a tutto il gruppo. C'è stato il tentativo di far evolvere la strutturazione finanziaria del gruppo mettendogli a disposizione tutte le leve che potevano sostenerlo, ma a ciò si è contrapposta una forte determinazione a non utilizzare nessuno degli strumenti proposti. Oltre un anno e mezzo fa, ha concluso, è stata presentata la richiesta di concordato in continuità per le due società con sede legale a Spoleto e siamo in attesa di ricevere una richiesta di mercato, ma nel frattempo le aziende hanno bisogno di essere gestite.